E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara e benvenuti ad una nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qua ragazzi con un action figure del 2015 per la linea SH Figuarts, famigerata linea prodotta dalla Bandai e Tamashii Nations. Abbiamo ovviamente il grandissimo Broly. Eccolo qua, il bestione nel suo packaging, come vedete di color rosso e dorato. Ovviamente si tratta di un'esclusiva, quindi se non l'avete preso al preordine è difficilissimo da trovare in giro a prezzi umani, perché stanno già lievitando ovviamente come sempre. Questo è il retro del packaging, davvero molto figo, con un sacco di pose del nostro Broly. È il Broly che maltratta il povero Goku Super Saiyan. Sull'altro lato c'è un'immagine della nostra figure e per il resto non c'è molto da vedere. Qui c'è scritto il The Legendary Super Saiyan e qui sotto c'è il logo di importazione Cosmic Group. Qui ovviamente c'è il bollino di originalità Toy Animation argentato, eccolo qua. Comunque ragazzi, non perdiamo altro tempo su questo packaging e andiamo subito ad unboxare il nostro Broly. Passaggio intermedio nel suo enorme blister. Ed eccoci qua finalmente con il nostro Super Saiyan della leggenda fuori dalla confezione. Partiamo subito a vedere i suoi accessori. Come vedete è dotato di 4 mani intercambiabili. Partiamo con le prime due, che sono queste qui a palmo semi spalancato. Eccole qua in questa posizione per sparare magari qualche raggio energetico, di cui è anche dotato, poi li vedremo, oppure per prendere magari la testa di qualche malcapitato, come si vede sul retro della confezione. Davvero fatte bene ed enormi. Vediamo anche le altre, che sono queste qui invece a palmo totalmente spalancato, anche queste per sparare qualche raggio energetico oppure magari per dare qualche schiaffone, non si sa mai. Comunque queste sono anche ben fatte e anche queste ancora più grandi delle precedenti, eccole qua. Abbiamo ovviamente anche dei visi intercambiabili, abbiamo questi due, ovvero questo con espressione seria, molto ben realizzato ragazzi, è a dir poco perfetto, eccolo qua, pulitissimo. E quest'altro invece con espressione direi molto più arrabbiata, magari per quando fa esplodere l'aura o più che altro per quando grida Kakarotto. Davvero fighissimo anche questo, splendidamente realizzato. Per il resto abbiamo queste tre onde energetiche verdi, eccole qua. E devo dire che questo qui secondo me è l'unico difetto che ha questa figure. Perché? Perché comunque sono realizzate abbastanza bene, il colore è fighissimo, anche la sfumatura di bianco è davvero figa, ma la forma non mi convince per niente. Questi spuntoni che hanno non mi significano niente, sembrano delle palle chiodate, trasparenti, verdi, non sembra energia, almeno a mio parere. Avrebbero fatto meglio a farle magari tutte piatte, o magari potevano fare qualche fulmine sopra, ma non di certo questi spuntoni che, ripeto, non mi significano niente, però magari è un parere personale, magari a qualcuno possono anche piacere. Comunque però è un buon tocco che le abbiano incluse. E questa sfera si può anche attaccare a questa asta in più che c'è nella base trasparente di cui è dotata la figure. Eccoci qua, c'è l'apposito foro qui sulla parte sottostante, si collega appunto a questa asta in più. E ovviamente la base è praticamente identica alle solite, solo che è più grande ovviamente, perché deve reggere quel bestione che c'è lì. È più grande l'asta, è più grande la base stessa ed è più grande naturalmente la ganascia, eccola qua. Quindi ragazzi, come accessori è messo benissimo, ha anche la base che io reputo essenziale per ogni figure di questo tipo, ma ora andiamo a vedere il pezzo principale, ovvero il nostro grandissimo e bestiale Broly. Partiamo dal volto, eccoci qua con questa espressione sorridente, molto io sono il più forte, voi non potete farvi niente, vi spacco tutti. Praticamente questo è il riassunto dell'espressione. Comunque vedete il viso, vabbè, è sempre splendidamente realizzato, ci sono anche gli orecchini che c'erano anche su tutti gli altri visi, ma la cosa figa sono i capelli, che sono a metà tra il giallo e il verde, sono per la maggior parte ovviamente gialli, eccoli qua, e sono realizzati a dir poco splendidamente, ma la cosa figa è che hanno incluso queste sfumature verdi proprio date dall'aura di Broly, che sono perfette, perché molti
fanno i capelli del tutto verdi, ma secondo me il modo migliore per farli è proprio questo, ovvero gialli ma sfumati di verdi, e sono perfetti, a dir poco perfetti, così come tutta la figure. Vi faccio uno spoiler, ma secondo me non c'è bisogno di dirvelo. Comunque qui c'è la collana di Brody, il gioiello è fatto magnificamente, guardate, è trasparente, al di sotto di questa plastica trasparente ci deve essere un pezzo magari di carta argentato che dà questo effetto gioiello splendido. Il painting dorato è perfetto. Ovviamente Broly è mastodontico, guardate come sono scolpiti bene i muscoli, sono pieni di sfumature all'interno, di un rosa più scuro, le braccia sono anch'esse enormi, sempre perfettamente realizzate, e qui abbiamo i bracciali dorati, con, sempre con il gioiello trasparente, sempre con la carta argentata al di sotto per dare l'effetto gioiello, e il painting dorato è assolutamente perfetto. Ovviamente è dotato delle manone chiuse a pugno di base, per il resto ha il suo classico, diciamo, gonnellino rosso, anche questo non è per niente piatto, ma vedete ha delle sfumature più scure sul rosso. C'è anche qui il gioiello sempre magnificamente realizzato, guardate qua che figata. Sul retro stessa cosa, sfumature a gogo, davvero splendido. Anche qui abbiamo i suoi classici pantaloni bianchi, anche questi magnificamente realizzati e magnificamente sfumati, non c'è nulla di piatto su questa figure. E poi abbiamo la parte finale, ovvero questi stivali dorati con tanto di gioiello, sempre fighissimo, e le scarpe, vedete, con l'ultima parte di tessuto rosso. E guardate qua quanto sono fighe anche le scarpe rosse e dorate, ragazzi, è un pezzo assolutamente magnifico, non c'è molto altro da aggiungere. Comunque andiamo a vedere ovviamente anche le articolazioni di questa figura. Abbiamo la testa su cerniera e sfera, doppia cerniera e sfera, che quindi fa un gran bel movimento, sempre però un po' limitato verso l'alto purtroppo. Abbiamo anche il movimento laterale, abbiamo questa articolazione qui alle spalle che è una sfera all'interno del corpo che permette, vedete, un movimento in alto davvero magnifico, e anche movimento in avanti e indietro. Questo pezzo devo dire che non è molto bello da vedere, ma era l'unico modo secondo me per fare funzionare delle articolazioni su un personaggio così grosso, così tozzo. È difficile mettere delle articolazioni che non si notino molto, e qui per la maggior parte ce l'hanno fatta, appunto, tranne questo pezzettino qui delle spalle, che però è molto funzionale. Comunque abbiamo la cerniera qui alla spalla, eccola qua, che quindi permette un gran bel movimento. Abbiamo rotazione al mega bicipite, abbiamo doppia articolazione qui al gomito, molto funzionale e anche non troppo brutta da vedere, e abbiamo la mano qui su sfera. Poi al busto abbiamo questa articolazione a mezzo busto che permette un movimento in avanti e indietro e anche un po' laterale. Abbiamo articolazione qui alla vita che permette un po' di rotazione un po' limitata dallo sculpt, movimento in avanti e indietro e anche laterale. Abbiamo il gonnellino che è articolato qui con una cerniera, guardate qua, può andare sopra, può anche ruotare leggermente, e qui ci sono altre due cerniere che possono articolare questi pezzi laterali, quindi per pose aeree con il vestito svolazzante. Per quanto riguarda le gambe invece, ovviamente così sono un po' brutte da vedere, ma ovviamente sono coperte dal gonnellino, hanno la solita articolazione qui a cerniera che abbassa la gamba e permette un movimento più ampio, nonché la sfera qui dentro, quindi permette un ulteriore movimento. Abbiamo la rotazione qui alla parte alta della gamba, doppia articolazione al ginocchio, davvero ben fatta, guardate, è scolpito tutto e anche sfumato anche all'interno, ragazzi, fantastico, non potevano fare meglio qui. E ovviamente non è perfetta da vedere, ma meglio di così secondo me non si poteva fare. E per quanto riguarda il piede, abbiamo naturalmente la cerniera e la rotazione anche laterale e il piegamento alla punta del piede, ragazzi, è incredibile. Anche con le articolazioni hanno fatto davvero un grandissimo lavoro, perché ripeto, è difficilissimo rendere articolato bene una figure così grossa e così massiccia. Come ho detto più volte, quindi la figure è mastodontica, guardate qua quanto è alta in confronto al povero Goku Super Saiyan. Praticamente possiamo prendere le due braccia di Broly e la plastica usata per realizzare quelle due braccia è quella necessaria per realizzare quel Goku, secondo me. Quindi come altezza siamo sui 23 centimetri e mezzo circa. Per quanto riguarda il prezzo, come al solito, ragazzi, è inutile parlarne. All'inizio si poteva preordinare a una cifra di 70 euro più o meno all'incirca, e devo dire che era una cifra straordinaria per quello che abbiamo, ma purtroppo ovviamente adesso i prezzi sono iniziati a lievitare.
neanche ad un mese dall'uscita, si trova già a 100 euro ma anche di più purtroppo, ma questa ovviamente è la situazione solita di questa linea. Per quanto riguarda il voto, ragazzi, è inutile dire altro, questa figure è da 10 pieno, nonostante abbia questo piccolo difetto qui su queste palline che non mi sono tanto piaciute, non c'è niente da dire, ragazzi, questa è da 10 assolutamente. Beh, ragazzi, mi sembra di aver detto proprio tutto riguardo questo Broly. Ora tocca a voi farmi sentire la vostra opinione con un commento qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa figure. Fatemi sapere se siete d'accordo con il voto che ho dato. E come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, appunto, per farmelo sapere. Se volete anche aiutarmi ulteriormente, o se volete far vedere questo Broly a qualcuno, vi invito anche a condividere questo video. Come ultima cosa, volevo ringraziare la fumetteria Dragon Legend per avermi fatto avere questo Broly, ragazzi. Vi consiglio assolutamente questa fumetteria che trovate qui sotto in descrizione per i preordini futuri magari di altre SH figures di Dragon Ball o per qualsiasi action figure, perché fanno dei prezzi bassissimi, sono i prezzi più bassi che abbia mai visto rispetto a tutta la concorrenza, ragazzi, ve lo assicuro che ho cercato molto in giro e sono imbattibili. Quindi andate da Dragon Legend, è qui sotto in descrizione. Per oggi è davvero tutto, ragazzi, ciao da questo fantastico e arrabbiatissimo Super Saiyan Broly.